Signore e signori, buonasera. Chi vi parla è Claudio Saltarelli, vi parlo da Cassino, da un'altra area di lavoro. E questa sera, per il venerdì, con la storia, dedicheremo un'altra serata, un'altra ora ai fatti storici della nostra penisola. Tratteremo anche in questo caso, anche questa sera, tratteremo dell'insorgenza dal 96 al 99. E come forse avete potuto notare, stiamo cercando di toccare tutte le zone d'Italia dove praticamente sono avvenute questi eventi e questi accadimenti. E prima di presentare l'ospite e di quale territorio parleremo, faccio passare un brevissimo video. Voilà le 9 novembre, ce qu'il proposait à ses collègues de la Convention. Vous avez à délivrer le pays d'un chancre qui le dévore. Le poison est plus sûr que toute votre artillerie. Faites empoisonner des sources d'eau. Empoisonner du pain que vous abandonnerez à la voracité de cette misérable armée de brigands. Et laissez faire les faits. Vous avez des espions parmi ces soldats du pape qu'un enfant conduit. Lâchez-les avec ce cadeau et la patrie est sauvée. Vous tuez les soldats de la Roche-Jacquelin à coups de baïonnette, tuez-les à coups d'arsenic! Cela est moins dispendieux et plus commode. Pourtant, ces hommes ne rêvent que de progrès et de bonheur du peuple. Il faut régénérer la France de gré ou de force. Dût-on en faire un cimetière? Carrier invente ce qui est du mal. Sur le terrain, le général en chef Turreau va mettre en œuvre un plan d'extermination qu'il définit dans un ordre du jour à ses troupes. Tous les brigands qui seront trouvés les armes à la main ou convaincus de les avoir prises seront passés au fil de la baïonnette. On agira de même avec les femmes, filles et enfants qui seront dans ce cas. Les personnes seulement suspectes ne seront pas plus épargnées. Tous les villages, métairies, bois, genêts et tout ce qui peut être brûlé sera livré aux flammes. Tes mesures nous paraissent bonnes et tes intentions pures. Extermine les brigands jusqu'au dernier. Voilà ton devoir, lui écrit la Convention. Messieurs, grâce à vous, dans 15 jours, il n'y aura plus en Vendée ni maison, ni vivres, ni habitants. National. La nuit, sans jugement, les victimes sont embarquées, parfois par centaines, sur des gabarres qu'on saborde au milieu du fleuve. Près de 5 000 personnes ont péri ainsi, à Nantes, par la noyade. Et 10 000 parmi les fuyards, qu'on prend le plus vif plaisir à chasser, selon le rapport du représentant Garnier. On chasse les Vendéens comme des bêtes fauves, et le nombre de ceux qu'on tue équivaut à ceux qu'on fait prisonniers. Dans l'espace de 14 lieues de chemin, il n'est pas une toise où l'on ne trouve un cadavre étendu. Elles sont connues dans l'histoire sous le nom de colonnes infernales que leur ont donné leurs victimes, blancs et bleus confondus. Tout Vendéen est bon à tuer. Tel est l'avis du général Grignon, commandant l'une de ces colonnes. Je sais qu'il peut y avoir quelques patriotes dans ce pays. Qu'importe! Devant tout, sacrifiez! Est à l'ordre du jour. Pour une justice plus expéditive, on a créé le tribunal d'abréviation et l'on envoie en Vendée la machine à guillotin. Il doit faire respecter la loi nouvelle.
Article 1er. Ceux qui seront prévenus d'avoir pris part aux révoltes contre-révolutionnaires sont hors la loi. Article 2. S'ils sont pris les armes à la main, ils seront dans les 24 heures mis à mort. Bene, avete visto questo video per presentare l'ospite e per parlare delle insorgenze liguri e genovesi. E ne parliamo col dottor Raimondo Gatto. Buonasera, signor Gatto, come state? Grazie, bene, grazie. Molto gentile, grazie per l'invito. Tutto bene. Allora, guardi, vi dico subito che ai nostri spettatori che quando abbiamo registrato la puntata sulle Pasqua Veronesi, ho chiesto anche a lui di darmi una mano per trovare studiosi che avevano trattato le insorgenze in altre zone d'Italia e mi ha fatto il suo nome per quanto riguarda la Liguria e Genova. E, diciamo che nel XVIII secolo possiamo anche dire che comunque c'era una Genova che ormai era anch'essa decadente come la Venezia, perché il mondo cambiava, mi sbaglio? Sì, esatto. Più o meno, diciamo, sono situazioni molto simili, molto, molto simili. Addirittura è proprio un'identità di disgrazie, così come succedono in Veneto, come succedono nella Repubblica di Genova. Quindi, diciamo, due nazioni sfortunate da questo punto di vista, con qualche colpa dal punto di vista storico, perché vorrei semplicemente ricordare che sia la Repubblica di Genova sia la Repubblica di Venezia non si opposero all'intrusione napoleonica. La Repubblica di Genova, parlo sulla materia, si dichiarò neutrale al momento dell'invasione della Liguria. Diciamo che il pretesto era quello di dichiarare di invadere il Piemonte, però i francesi entrarono in Liguria e attraverso la valle del Tanaro cercarono di portare la guerra in Piemonte, e lì nacquero le prime insorgenze, diciamo, nella zona di Doano. Abbiamo appunto questi nella zona di Loano. Loano era, diciamo che la Liguria, diciamo, in quel periodo era caratterizzata, diciamo, la Repubblica di Genova, per essere precisi, era caratterizzata da alcune enclave, cioè, diciamo, delle città che, pur, diciamo, essendo, diciamo, geograficamente nel territorio della Repubblica di Genova, però appartenevano al Piemonte, quindi appartenevano al Savoia. E tra queste due città voglio citare Oneglia e Loano. Oneglia e Loano erano territorio sabaudo, e diciamo il pretesto che la convenzione dei rivoluzionari, il pretesto che trovano per portare la guerra in Italia è appunto la guerra al Piemonte. Guerra Piemonte, e per entrare in Piemonte i francesi passano Mentone, scavalcano la valle del Tarno ed entrano in Piemonte, dove poi sconfiggeranno gli altri. Che anno parliamo, dottor Gatto? In questo caso parliamo del 1794, perché è in questo periodo dove la convenzione decide, diciamo, che il Piemonte fa parte, diciamo, dell'alleanza che si decide di combattere la rivoluzione francese. Il Piemonte fa parte di questa alleanza, per cui ci fanno parte anche gli austriaci, poi sappiamo anche la vicenda. Chi faceva parte di questa alleanza? Ma in questa alleanza faceva parte la Prussia, faceva parte inizialmente la Prussia, che poi si ritira, l'impero, ovviamente, perché poi in un secondo tempo viene poi praticamente cancellato dalla carta geografica nel 1804, che diventerà poi l'impero. Che cosa? Scusi,
Cosa fu congelata dalla carta geografica? L'impero, l'impero tradizionale, l'impero romano germanico viene cancellato. Sì. Una delle condizioni che Napoleone pone per fissare la pace, appunto, l'annullamento di questa entità che era nel 1804, sì, e l'impero austro-ungarico divenne un impero provinciale, insomma, di esatto, l'impero austro-ungarico inizialmente la denominazione è impero d'Austria, poi nel 1867, non per essere scoppia questa insurrezione, diciamo, liberale in Austria, allora gli austrici chiamano in loro soccorso gli ungheresi e a questo punto, per farla breve, questo territorio assume la denominazione di impero austro-ungarico. Questo sono un po' i passaggi. Quindi nel 1794, diciamo che fu il 1794 primo abbiamo l'invasione del territorio ligure, che inizialmente questa invasione, diciamo, grosso modo, si situa dal confine di Ventimiglia fino ad arrivare a Loano. Loano, diciamo, non è ancora alle porte di Genova, però diciamo, i francesi conseguiscono una vittoria, cioè Napoleone consegue una vittoria che gli permette di liberare la strada che da una parte lo porterà poi a entrare nella valle del Tanaro e calare in Piemonte, dall'altra, diciamo, proseguendo la costa ligure verso Levante, alla fine lo porterà quasi a ridosso della capitale Genova. Quindi diciamo che lui entrò dalla parte della Provenza, quindi la zona delle Ventimiglia. Esatto, la zona di Ventimiglia. E quindi fu, ma professore, dottor Catto, forse ci fu, non dico una resa, ma anche perché qualcuno aveva capito che le forze in campo erano troppe impari rispetto all'esercito francese, giacobino, o mi sbaglio? Ma sì, diciamo, le cose non sono proprio andate così. Dunque, diciamo che la Repubblica di per sé assume formalmente questo status di neutralità. Però solo che nel contempo il fenomeno rivoluzionario dilaga in città, anche se i francesi si fanno subito una cattiva fama, perché una delle prime cose che faranno sarà quella di mettere a sacco la città, il porto di Onella. Poi succede che in questa lenta marcia di avvicinamento alla capitale, Genova, nella città stessa si formano dei gruppi, chiamiamo così, di collaborazionisti giacobini, i quali premono per un cambiamento di regime, cioè approfittando di questa invasione militare che arriva, abbiamo visto, dal ponente. Approfittano in città, si creano queste conventicole formate soprattutto da appartenenti al ceto della borghesia, diciamo i farmacisti erano una categoria particolarmente influenzabile dal sette massonico. Quindi dicevo, in città, appunto nel capoluogo, diciamo capitale, Si formano questi gruppi che vedono di buon occhio il cambiamento della Repubblica aristocratica, che si chiamava così, la Repubblica di Genova, che era governata, ricordo, dagli statuti di Andrea Doria. Andrea Doria è il grande fondatore della Repubblica di Genova, quello che stabilizza proprio la città, perché prima della venuta di Andrea Doria la città era continuamente sottoposta a faide, a liti continue, ogni tanto si doveva chiamare qualche podestà da Bergamo, o una volta da Brescia, dovevano chiamare per forza qualcuno dalla Lombardia per sedare le liti che scoppiavano.
con l'avvento di Andrea Doria, diciamo, la Repubblica assume un aspetto ben definito, ben chiaro, con uno statuto preciso. Poi ovviamente sarà sempre molto legata alla Spagna, diciamo, come politica interna, ma questo è un fatto di saputo. Quindi comunque, diciamo, al momento dell'invasione giacobina, la classe dirigente formalmente si basa ancora sugli statuti di Andrea Doria. Quindi abbiamo il maggior consiglio, il minor consiglio, tutta una serie di istituzioni che avevano fatto grande la città. Ricordiamo che Genova era una delle città che era famosa per le sue istituzioni, soprattutto per i suoi ricoveri, per i suoi ospizi, per i suoi lazzaretti, perché, diciamo, l'assistenza sociale era un grande punto avanzato. Tant'è che quando le cronache dei turisti nel 1600-1700, la prima cosa che nota, ma che nell'Italia cattolica, ancora in questo periodo, cioè, in tutte le città italiane questo fiorire di istituzioni benefiche che sono ancora oggi, diciamo, l'occhiello della città. Questo è un fatto unico, diciamo. Quindi diciamo che questi giacobini genovesi, che erano molto simili a tutti i giacobini apperteneva a questa elite borghese, questa neo-elite borghese composta da professionisti, notabili, farmacisti, voleva soltanto cambiare la forma della Repubblica che già esisteva, quindi sì, diciamo che voleva il potere assoluto e basta. Sì, diciamo che inizialmente, perché se andiamo sempre usando la cronologia di cui abbiamo elencato prima i passaggi, quindi Battaglia di Roano 1794, inizio dell'invasione francese, poi il lento spostarsi delle armate francesi verso la capitale. E lì, appunto, in questo periodo si forma, diciamo, si forma soprattutto da parte di un certo tipo di novità che strizza l'occhio alla rivoluzione, emerge questo principe, adesso in questo momento in Susa, ecco, Filippo Doria, uno antica famiglia genovese, che può ripetere il nome, per favore. Filippo Doria, della famosa famiglia di Doria, che si mette a capo addirittura di un governo insurrezionale contro il governo stabilito. Quindi Filippo Doria, siamo già appena all'inizio del 1797, Filippo Doria organizza un sito che a Genova si chiama la Loggia dei Banchi, che non è nient'altro che la borsa del tempo. La loggia dei banchi, ma intendendo come loggia, come edificio, non come loggia massonica. Comunque, in questo luogo specifico di Genova organizza un'insurrezione pro-francese e filo-giacobino. Però cosa succede? Succede che, appunto, questo Filippo Doria cerca con un gruppo di armati di cacciare quello che era il legittimo governo. Cacciare il legittimo governo della Repubblica, questo nobile, Filippo Doria, cerca di cacciare le legittime autorità della Repubblica. Ma succede un fatto assolutamente imprevisto. Succede questo, che mentre questi rivoluzionari cercano di
cercano di aizzare il popolo contro il legittimo governo, dall'Angiporto sboccano un gruppo piuttosto numeroso e armato di facchini del porto, di camalli, e cominciano a bastonare questi rivoluzionari. C'è praticamente quella che doveva essere una insurrezione per cacciare il legittimo governo genovese, si trasforma in una controrivoluzione, perché man mano, diciamo, questi scontri fatti con i seguaci di Filippo Doria hanno la peggio. I facchini del porto, i camali del porto riescono a sconfiggere a forza di fucilate, e lo stesso Filippo Doria, che si credeva padrone della città, viene addirittura catturato dalla furia di questi rivoluzionari, e il suo cadavere viene fatto a pezzi e trascinato dalle vie della città. Quindi abbiamo questo episodio che dimostra come chiaramente in realtà i genovesi tutto volevano tranne che un governo rivoluzionario, tanto più che non lo credo. E questa è la prima manifestazione controrivoluzionaria che succede in Genova città. Ma in questo caso i francesi non erano in città, però. Allora, succede questo. I francesi sono alle porte della città, praticamente sono stanziati nella zona di Volto, quindi la zona, qui, diciamo, è la cittadina che segna un po' la fine del circondario genovese. Volto è al ponente della città. Praticamente succede un altro fatto: intanto che i francesi si apprestano, diciamo, lentamente ad occupare Genova, l'ambasciatore francese a Genova cerca in tutti i modi di indurre il minor consiglio di Genova a fermare queste insurrezioni, ma non c'è assolutamente verso. Questa insurrezione dilaga e si collega appunto con questi gruppi di anti-giacobini, per cui che a un certo punto danno addirittura, oltre a aver fatto fuori Filippo Doria, questo nobile che si era appunto messo dalla parte dei francesi, gli anti-giacobini o controrivoluzionari danno addirittura l'assalto alla legazione francese. Danno l'assalto? Alla legazione francese. Ah. Vengono proprio assaliti. Quindi, diciamo, formalmente però sussiste ancora il governo legittimo della Repubblica. Però vediamo subito che l'ambasciatore francese Faillefourt cerca in ogni modo di indurre il governo a cedere i poteri, diciamo, a questa nuova entità che in base di... Però, come vedete, i genovesi danno prova di non volere questo cambiamento di regime e lo manifesteranno in tutti i modi. Poi purtroppo alla fine Napoleone riesce a ottenere con una maggioranza risicatissima la possibilità, riesce a ottenere il cambiamento di governo in città, nel famoso Trattato di Montebello. Praticamente il governo che era, diciamo così, dei Doge, almeno nominalmente al sette dei Doge, cade nelle mani dei giacobini veri e propri. Quindi adesso non ci sono più situazioni a metà strada, ambigue e chiare, ormai c'era la rivoluzione
ha praticamente conquistato la città. Però le cose non... E quindi, diciamo, la conquista dei rivoluzionari di Genova viene festeggiata dai giacobini locali con tutta una serie di cortei e scenografie che si erano realizzate a Parigi in occasione del 14 luglio. Il famoso albero della libertà piantarono. Gli alberi, abbiamo gli alberi della libertà, abbiamo delle signore che troneggiano a seno nudo sui carri di dimostranti. Sulle gesta della Marianna Francesca. Pagliacciate, esatto, tutte pagliacciate che abbiamo visto a tempo della rivoluzione francese. E si dice appunto che questa signorina che aveva prestato il suo seno all'esibizione dei genovesi giubilanti per la rivoluzione verrà poi ricompensata con 300 lire, qualcosa di questo genere. Comunque anche se ci sono molte, solo che non solo succedono anche la caduta della Repubblica dà anche luogo a gravi manifestazioni di vandalismo. Ad esempio viene bruciato in piazza dell'Acqua Verde il libro d'oro della nobiltà. Viene bruciato in piazza? Il libro d'oro della nobiltà. Ah, sì. Quello delle consuetudini quindi. Esatto, il libro, l'albo d'oro della nobiltà genovese viene bruciato sulla piazza. Vengono distrutte le statue di Andrea Doria e di Gian Andrea Doria, trascinate per la città, poi verranno recuperate. Infatti, adesso davanti si trovano ancora, giusto di recuperare, si trovano al Museo di Sant'Agostino. Quindi abbiamo ancora ciò che rimane di episodi di vandalismo, ma questo è ancora nulla rispetto a quello che succederà. Dopodiché viene proprio, diciamo così, insediato il governo ufficiale della nuova Repubblica. La nuova Repubblica si chiamerà d'ora innanti Repubblica Democratica Ligure. È già questo Repubblica Democratica? Repubblica Democratica Ligure. Prima era Repubblica di Genova, la Repubblica Aristocratica. Sì. Nel giugno 1797, quando avviene questo ribaltone in conseguenza delle pressioni francesi, sia della conquista militare, sia dell'attività, diciamo, dei massoni locali, La nuova denominazione sarà di Repubblica Democratica Ligure. Dottor Gatto, prima di continuare devo farvi due domande, se mi permettete. Prego. Quindi i francesi cominciano l'entrata nel 1794 per la Liguria, sì, però ora, però entrano in città nel 1797. Perché nel 94 usarono la Liguria per entrare in Piemonte. Esatto. Perfetto. Esatto. E poi invece volevo farvi quest'altra domanda, ma c'erano già delle logge massoniche quindi che operavano, sì, logge massoniche, stampo francese? Sì, c'erano delle logge massoniche, tra cui c'era appunto questa famosa farmacia che si trovava in via Lucoli, il cosiddetto farmacista Morando. E quando succedono questi eventi, cioè quando ci si accorge che in realtà la sede della farmacia Morando altro non è che una loggia massonica, la loggia viene completamente spianata, rasa terra, diciamo che questi fiancheggiatori, questi traditori comunque erano preparati prima del fatto che erano componenti di logge massoniche, se no altrimenti non avrebbero avuto la capacità. Poi un'altra cosa, però, voi avete detto poc'anzi che ci fu una votazione che per pochissimi voti vinse la rivoluzione, quindi diciamo che Genova era spaccata, quindi. Sì, Genova era spaccata, però purtroppo
questi nobili che sedevano nel maggior consiglio davano la caduta nelle mani di Napoleone come ormai una cosa scontata, quindi non si era organizzata una vera controrivoluzione, questa avverrà poi dopo che sarà vi ho interrotto per capire che praticamente diciamo che questi aristocratici, parte di loro furono si deposero al nemico perché forse avevano compreso che la forza di Napoleone non era contrastabile. Quindi... mancata insurrezione di Filippo Doria, cioè, vabbè. Quindi la storia sono tutti nominati. Quindi cambia il potere della città e cambia pure il nome, quindi da Repubblica di Genova a Repubblica Ligure. Repubblica Democratica. Democratica. Ecco, va, esatto, però devo aggiungere un fatto secondo me importante, che a questo punto viene, siccome cambia il regime da Repubblica Aristocratica a Repubblica Democratica, deve cambiare anche la Costituzione. Quindi si inventano una nuova Costituzione e a curare la composizione di questa nuova Costituzione viene incaricato un vescovo. Secondo me è un vescovo, sì, perché purtroppo la Liguria aveva la disgrazia di avere tra i suoi sei vescovi un vescovo che era il vescovo di Noli, che allora erano tre, una vescovo di Noli che redige questa Costituzione liberale massonica, si fa garante. Vabbè, vuol dire che anche la Liguria, Genova, fu influenzata dal giansenismo francese. Come esatto, avevamo il Regno di Napoli. Esatto, avevamo purtroppo questa faida giansenista che appunto in... Benedetto Solari, vescovo di Noli, e poi abbiamo soprattutto questo personaggio che è ancora omaggiato a San Piero d'Arena, abbiamo purtroppo tutta una serie di esponenti già finiti facenti parte del clero, poi anche li troveremo anche. Ma dicevo, la reazione diciamo, alla caduta della Repubblica non si ha nell'immediato. Nell'immediato tutti rimangono esterrefatti, cioè non si capisce bene cosa sia, a parte le pagliacciate fatte in città, però non è ancora chiaro come la prende la gente. E a questo punto i rivoluzionari commettono un errore, e l'errore consiste nel sottoporre al referendum popolare una nuova costituzione civile del clero, né più né meno di quello che era stato fatto in Francia. A questo punto gli echi di tutto ciò che era successo in Francia dopo la Costituzione civile del clero arrivano finalmente in Liguria, e lì succede la controrivoluzione del clero. Questa controrivoluzione appunto, questo sia diciamo arriviamo nel mese di settembre del 1797. Noi abbiamo tutti i parroci, cioè, diciamo che è curioso perché la controrivoluzione, abbiamo le due, sapete tutti, cioè, la Liguria è caratterizzata dalla riviera di Ponente e dalla riviera di Rivale. La controrivoluzione inizia nella riviera di Levante, cioè nella diocesi. Della diocesi di Sarzana. Aspetti un attimo, dottor Carter, un passaggio molto importante. Quindi, prego. Viene istituita questo referendum, no? Esatto. E alle votazioni a chi partecipava? Partecipavano quelli che c'erano, non c'era un reale controllo.
No, ma i cittadini, i cittadini oppure i preti? No, allora i cittadini, allora, per quanto riguarda i cittadini, succede un po' come in Francia, vota quelli che sono, non sono delle elezioni fatte con i registri, con i timbri, come diciamo noi quando andiamo in comune, sono fatte un po' così, sono fatte un po' a casaccio, con la democrazia, diciamo delle farse. E delle farse, esatto. Sono delle farse. E quindi a quel punto il popolo fa da sé. Esatto, il popolo fa da sé, però questo appunto nasce questa insurrezione nasce nell'estremo Levante Ligure, quindi diciamo nella diocesi di Salzata, e lentamente si propaga verso Genova, però dalla parte opposta rispetto a Ventimiglia. Quindi abbiamo praticamente gli insorgenti, partono da Sarzana, passano la valle del Bracco, piombano su Chiavari e Rapallo e man mano si avvicinano a Genova. E quindi è una controrivoluzione di dimensioni notevoli. Quando in questo percorso che va da Levante a Ponente alla città i francesi non sanno come fare, chiamano il capo dell'artiglieria e cercano di sparare sui contadini. Questo succede nella località di Albaro. Contemporaneamente, sempre in questa località di Albaro, succede che un gruppo di frati, diciamo così, anche qui il clero non ci fa una gran bella figura, un gruppo di frati si organizza nelle cosiddette missioni nazionali, cioè diciamo che si autoproclamano i cristiani depositari della verità, e dicono che Genova deve liberarsi dalle anticaglie del passato, del feudalesimo, e usano diciamo una coccarda bianco-rossa che è il colore della città di Genova, e vengono chiamati missionari nazionali. Questi preti mezzo spretati hanno il compito di predicare la rivoluzione al popolo. E lì, nella parrocchia di San Francesco del Baro, questi missionari nazionali che volevano predicare la rivoluzione al popolo vengono presi a sassate e vengono cacciati. Quindi sono moltissimi, diciamo, gli episodi che indicano come questa parte del nord Italia è insolita. E soprattutto c'è appunto questi insorgenti che partono dall'estremo Levante Ligure, arrivano in città e in contemporanea, diciamo, a questa avanzata dal Levante Ligure, scoppia un'altra controrivoluzione in una località chiamata Val Bisagno, che praticamente, se mi lascia, le posso far vedere un libro dove sono disegnate le zone della concentrazione dei controrivoluzionari. Io non sono riuscito a trovarlo. È possibile? Sì. Io non so come si veda questa cartina, grosso modo si riesce a vedere? Delle zone cerchiate in nero, mettete un po' più a sinistra, perfetto, ecco qua, sì. Vedete che ci sono delle zone cerchiate in nero, non riesco a vederla bene. Sì, sì, si vede. E voi vedete in mezzo a queste cerchiature in nero dei numeri, e lì c'è il numero degli insorgenti che si presume abbiano partecipato a queste insorgenze. Quindi voi vedete praticamente
c'è la grande insurrezione della Valpolcevera alla mia sinistra, poi c'è l'insurrezione della Valle di Zagno e poi c'è quella lunga cerchiatura più in basso che è l'insurrezione della Valle Fontanabuona, che è la valle del torrente Lavagna, dove lì si stimano 16.000 insorgenti, e poi c'è l'insurrezione della Valle Trebbia. Queste sono le zone di maggiore concentramento degli anti-giacobini. Per un totale di quanti insorgenti, più o meno? Se me lo guardo, abbia pazienza, me lo guardo così a naso. Ci sono 20.000, ci sono 5.000, sono 25, 28, 32, 33.000, più o meno. In totale sono queste le zone, in totale diciamo 30-40.000 insorgenti, tenendo presente che non hanno come contadini, sono armati con quello che hanno. Ma poi si vede. Parliamo di un numero enorme per una regione così piccola. Certo, un numero enorme. Ma vi dirò di più. Io, per conto mio, quando iniziai questi studi, rimasi anch'io un po' impressionato perché feci lo stesso suo ragionamento. Ma che strano che sono così tanti caduti. E perché avevo trovato che questi numeri erano stati forniti, questi numeri erano stati pubblicati su un giornale svizzero che si stampava a Lugano. Si chiamava questo giornale La Gazzetta di Lugano. Come cavolo, dove li hanno presi questi numeri? Ma ci sarà questo giornale veramente? Se lo sarà inventato l'editore tanto per gonfiare un po' i fatti. Allora ho detto, ma faccio un salto, vado a controllare di persona. La mattina me ne sono partito da Stazione Principe, sono andato fino a Lugano, sono entrato, e sono riuscito a trovare, devo dire con l'aiuto di un custode, perché ho scappellato mezza giornata, sono riuscito a trovare questa Gazzetta di Lugano, e la Gazzetta di Lugano parla di 1.000 morti addirittura a Valpolcevera. E quindi confermava appunto la vastità e il grande numero di morti. Poi, ripeto, poi questa controrivoluzione si spezzetta in tanti episodi separati. Vi sono dei passaggi anche commoventi, ad esempio. Una delle zone più grandi, a parte la Fontanabuona, ne riparleremo se c'è tempo, una delle zone dove si scatenerà la furia francese, che però gli anti-giacobini resisteranno fino all'ultimo uomo, sarà la Valpolcevera. La Valpolcevera, che si trova praticamente sulle alture di Genova, vi è questo forte, si chiama Forte Tenaglia, e lì gli insorgenti resisteranno fino all'ultimo uomo, tenendo presente che questi francesi in questa operazione di repressione erano aiutati dai cisalpini, e tenete presente che tra i cisalpini che aiutavano i francesi contro gli anti-giacobini ligori vi era il famoso poeta Ugo Foscolo, perché era, cioè, il famoso Ugo Foscolo, il grande poeta. Era un volontario cisalpino nel periodo in cui il forte Stenaglia era assediato dai francesi, coloro di Ugo Foscolo, tanto per mettere una virgola. E questo, diciamo, questo episodio. Poi vi è poi invece, però, diciamo, queste insurrezioni sono molto brevi come lasso di tempo. In breve, cioè, rimangono dei gruppi abbastanza sparuti, abbastanza esili, però in un posto
diciamo, la guerriglia antifrancesi, la guerriglia antifrancese rimane praticamente stabile, rimane un fenomeno enorme che si solidifica e che nella cosiddetta Valle Fontana Buona. Valle Fontana Buona è la valle del torrente Lavagna, che sfocia poi la Mentella. Del torrente? Lavagna, famoso torrente Lavagna. Sì. Dove Buona sta la cava di Lavagna, sì. Esatto, la cava di Lavagna, perfettamente. Lì, in questa Valle Fontana Buona, che i francesi chiameranno la Valle del Diavolo, perché in effetti non appena vedono un soldato francese si mettono a suonare le campane, si mettono a sparare da tutte le parti, e loro non vogliono in nessun modo andare a guerreggiare in posti dove ci sono i contadini così determinati. Questo è un po'. Ecco, un altro sempre interessante per questione della Valle Fontana Buona, che nel 1800 Genova viene assediata dagli inglesi, viene assediata dagli inglesi e dagli austriaci per via terra, cercano di assediarla. E a dare manforte ai soldati austriaci per assalire le mura di Genova si recano i contadini, che costruiscono dalla vallata delle lunghe scale e aiutano gli austriaci a entrare in città, che verrà poi liberata dagli austriaci, dalle armate del generale Melas, e viene poi liberata, verrà poi ritornare in Francia, però in quel momento Genova è libera grazie ai cosiddetti cicadini, perché si chiamavano cicadini perché la località, diciamo, per eccellenza dove si era raggruppata questa insurrezione si chiama Cicagna, di cui il nome di Cicagna, questo per precisione. Ho capito. Quindi diciamo che la cosa che posso dire è che fu intensa ma breve, un po' come le insorgenze da noi nel Regno Papalino, nella campagna provincia di Roma, perché pure nell'agosto del 98 furono 15 giorni terribili, ma poi si sfumò. Quindi, tranne quella parte dei cavi di Lavagna, anche lì ci fu un'insurrezione che fu veemente, ma durò poco, perché i francesi ebbero la meglio, anche perché erano aiutati dai cisalpini, e quindi sappiamo. Quindi questa è una cosa che ho visto anche nelle altre insorgenze del nord Italia, sinceramente. Quindi, ma poi quindi diciamo che questo fa anche capire che questi insorgenti non erano organizzati come a masse, ma erano organizzati, erano spontanei. La tragedia è che non erano organizzati in massa, come giù nel Regno di Napoli, insomma, praticamente erano solo spontanei. Non c'era nessun coordinamento, erano numerosi, armati, però non esisteva nessun coordinamento. Una cosa importante volevo chiedervi, ma come finisce tutto nel 1800? Quando finisce queste insorgenze? Quando vanno via i francesi? Dunque, allora, da quello che mi posso intuire, in realtà in città ci sono molte congiure per cercare di sbarazzarsi dal governo francese, però nella Valle Fontana Buona rimarranno, ci sono ancora dei segnali di combattenti controrivoluzionari nel 1806, cioè 5 anni dopo che Napoleone ha firmato il concordato con la Chiesa, perché tenete presente che non è che tutti i preti fossero d'accordo nel firmare il famoso concordato. Diciamo sì, in un certo senso il concordato messo fine agli ghigliottinamenti, messo fine a tante angherie, però il fatto che, insomma, l'impero francese dovesse trasferire la sede della Chiesa, dovesse trasferire a Parigi, poi c'era stato il famoso concilio di Parigi, dove erano emesse il famoso concilio che aveva fatto Napoleone,
dove era tutta una serie di lagnanze del clero contro il suo stesso concordato con il clero stesso aveva, anzi Pio VII aveva firmato con ma comunque quello che ho potuto capire, comunque la chiesa in Liguria fu veramente devastata dall'inquinamento giansenista, sì, perché sì, loro in Liguria sono successe cose molto gravi. La più grave in ordine di tempo è quel famoso, mi riferisco a quello che ho citato prima, cioè l'insurrezione nella Valle Polcera. L'insurrezione nella Valle Polcera hanno calcolato che ci fossero almeno 3-4 mila contadini che stavano calando verso Genova. Cosa succede? Succede che i francesi sono spaventati questa fiumana di gente e allora cercano in qualche modo di fermarla. Allora chiamano chi è il paciere della situazione? Chiamano l'arcivescovo che è Giovanni Battista Lercari. Giovanni Battista Lercari, arcivescovo di Genova. Chiamano l'arcivescovo, dice per favore, eccellenza, cercate voi con parole paterne, ovviamente, richiamandosi al Vangelo, alla bontà dell'uomo, cercate di fermare questi scalmanati. E succede che l'arcivescovo ci cade in questa trappola, dice ah basta, siamo tutti fratelli, non andate a casa, non lasciate, che vuol dire lasciare il campo libero ai francesi? Quindi una grave responsabilità. Solo che nel frattempo in cui i contadini, diciamo gli insorgenti, si radunano per decidere se è giusto o sbagliato ciò che ha deciso l'arcivescovo, I francesi ne approfittano per spostare l'artiglieria invece di stare calmi. Ne approfittano per spostare l'artiglieria. Gli antigiacobini sono lì che confabulano e stanno fermi, è quello che vogliono i francesi. Appena finito di confabulare, di trattare, vanno le cannonate. E finisce male, insomma. E l'altro episodio? L'altro episodio è un tentato sci. Dunque, bisogna capire che in quel periodo in Liguria i vescovi, c'avevamo l'arcivescovo di Genova, poi avevamo l'arcivescovo di Albenga, l'arcivescovo di Savona, l'arcivescovo di Ventimiglia, l'arcivescovo di Noli l'arcivescovo di Brugnato e Salzano. Cosa cercano i francesi? Cercano di nominare un vicario capitolare in modo che si possa passare a eleggere un nuovo arcivescovo. So che a questo punto quando i vescovi vanno a Genova e tre di questi vescovi all'ultimo momento, soprattutto i due fratelli, i vescovi di Brugnato si rifiutano di consacrare e quindi non si fa di carico capitolare, quindi questo piccolo scisma genovese fallisce completamente. C'è stato un colpo d'orgoglio, un colpo d'orgoglio, un improvviso cambiamento bene, diciamo, aveva rifiutato, diciamo. Guardi, dottor Gatto, quindi quando si parla delle insorgenze, e noi lo trattiamo da tanto tempo, lasci perdere il dottore comunque. No, vabbè, signor Gatto, quando trattiamo questi, si è capito che è un periodo complesso, rapporti tra Stato e Chiesa, Chiesa che si spacca, l'illuminismo che imperversa, il giacobinismo, le massonerie, insomma, nasce veramente l'Europa moderna che la vediamo oggi ormai, che è diventata una cosa inguardabile,
e quindi vengono, la tradizione viene completamente spazzata via per creare quello che stiamo vedendo in questi giorni, in questi mesi, in questi anni. L'Europa ormai acefala completamente, non ha più né capa né coda, quindi non ha nemmeno più, è un'invertebrata, quindi inutile che stiamo discutendo di questa Europa. Una cosa che volevo chiedervi, quindi queste insorgenze terminano con il recupero degli austriaci che nel 1800 recuperano la città? No, diciamo la città non viene occupata, c'è un breve recupero da parte degli austriaci nel 1806, però poi alla fine sappiamo come è andata a finire, alla fine Napoleone si impadronisce di tutto, riesce, Pio VI l'ha fatto morire a Valenza, Pio VII viene deportato a Savona, viene tenuto prigioniero nella sede dell'arcivescovo di Savona, poi per timore che venga rapito viene portato a Fontainebleau. Nel frattempo Napoleone organizza questo concilio di Parigi nel 1801, per cui sostanzialmente l'unità della Chiesa Cattolica è andata a farsi venire. Fortuna che anche i vescovi, diciamo, pur pressati da Napoleone, che voleva ad ogni costo concludere questo concilio, anche i vescovi, la prima cosa che domandano è la liberazione del Papa, perché la cosa buffa è che in questo concilio viene il Papa prigioniero. Capisco. E l'ultima domanda che volevo farvi: nel decennio francese, nell'invasione francese, ci sono stati altri fenomeni di insorgenza o non tutto rimane? Io dalla Liguria mi sembra sì, ce ne sono, ma ad esempio sì, beh, poi sono chiaro, ci sono ad esempio una cosa che ho trascurato, vabbè. Intanto, come dicevo prima, che la Liguria era fatta, diciamo, a qua, diciamo che tanti comuni appartenevano alla Regno di Sardegna. Poi c'era un territorio particolare che si chiamava dei feudi imperiali. Quindi, cosa erano i feudi imperiali? Erano dei feudi che nominalmente non facevano parte né del Regno di Sardegna né della Repubblica di Genova, ma appartenevano a Vienna. E lì nel territorio dei feudi imperiali, si chiamano territori feudi imperiali del Tortonese, tanto per capire la località di riferimento, nei feudi imperiali del Tortonese si organizza anche questo, però un fenomeno che è ligure, ma si riallaccia alla Lombardia, perché ne viene fuori dal famoso saccheggio di Pavia fatto da Napoleone. Questo poi che dà inizio a tutte le insorgenze del nord. Comincia con il saccheggio di Pavia, poi si scende verso sud e si va avanti in saccheggio. E viene appunto nei feudi imperiali del Tortonese, anche collaborazione di alcuni altri giacobini, però sono piemontesi, che vengono chiamati barbetti. Si organizza anche lì una forte insurrezione antifrancese, che addirittura il Senato di Genova minaccia di spinola, dicendo se cercate di riuscire a cacciare questi soldati, altrimenti bruceremo tutto. Infatti, quello che succede è l'incendio della parrocchiale di Arquata Scriva. Incendio? L'incendio della chiesa parrocchiale di Arquata Scriva. Arquata Scriva fa parte, è un territorio che faceva parte di questi imperiali. Non si capiva chi fosse effettivamente il proprietario. Ma la zona dei feudi imperiali, quindi da Pavia, la zona di La Spezia? Esatto. No, la zona di imperiali era la zona del Tortona, Voghera, erano. Ah,
quindi pure lì ci fu una zona mista, c'erano erano ancora feudi e direi che dipendeva direttamente dall'imperatore, cioè non c'era come adesso il prefetto Giacobino, lì esisteva il feudalesimo con le sue caratteristiche. Va bene, signor Gatto, niente, quello che abbiamo potuto capire è che praticamente ci fu una fortissima insorgenza popolare, però purtroppo poco organizzata, e però diciamo che la classe dirigente ligure, come quella un po' italiana, ma soprattutto in Liguria era un po' sia quella aristocratica, sia quella neo-borghesia, sia quella diciamo clericale, era spaccata in due, quindi c'era chi rimase affascinata dalla rivoluzione e quindi voleva il potere assoluto, e diciamo che ci fu anche per questo forse l'insorgenza popolare non ebbe una grossa organizzazione, perché effettivamente era spaccata in due, diciamo che come a Venezia era un mondo che stava finendo, quindi posso anche capire che poter contrastare una grande armata con quella francese non era cosa semplice per un piccolo territorio, alla fine la Liguria era un piccolo territorio, quindi non... Una cosa che volevo dirvi, Andrea Doria, noi qui abbiamo a Rocca Guglielma, c'è Piazza Andrea Doria, qui nell'altra terra di lavoro, perché praticamente qui è stato protagonista di un'importante battaglia che ha avuto contro il Gran Capitano, quello... Gonsalvo di Spagna, dove praticamente Andrea Doria difendeva i colori francesi, e fu per mesi che si contrastarono Andrea Doria e il Gran Capitano, che tra loro avevano una forte stima e rispetto, però in quel caso se ne diedero di santa ragione qui a Rocca Guglielma, vicino qui in Alta Terra di Lavoro, vicino Cassino, vicino Monte Cassino, quindi anche noi abbiamo le tracce di Andrea Doria. Signor Gatto, io vi ringrazio, avete qualcos'altro da aggiungere oppure ci salutiamo? No, qua io spero di essere stato chiaro per quanto è possibile. Come no, in un'ora sei stato capace di far capire più che altro l'essenza di quelle insorgenze, quindi quello come si muoveva, e anche lì d'altronde il popolo, prima con gli scaricatori di porto, poi con i montanari e poi con i contadini, erano gli unici che hanno sempre dato l'anima per difendere la tradizione, per difendere quello che voglio dire è che noi ci troviamo paradossalmente sembra che la rivoluzione sia vittoriosa, perché la sentiamo praticamente sotto la pelle, non è più una cosa di fuori, ma una cosa in casa. Però teniamo presente che le cose che non possono, non sono possibili agli uomini, sono possibili. Teniamo presente? Che le cose che non sono, le cose che non sono possibili agli uomini, sono possibili. Ma... Tanto che rassegnazione, anzi voglia di combattere sempre di più. Ma signor Gatto, vi posso dire questo, la rivoluzione... sta morendo per mano della sua stessa creatura. La globalizzazione sta mangiando la rivoluzione, e rischieranno di sparire tutte e due, perché si tornerà a un mondo multipolare, e se si tornerà a un mondo multipolare la rivoluzione ha intrapreso i campi elisi, perché sarà mangiata dalla sua stessa creatura, la globalizzazione. Questo è il mio pensiero, il tempo mi dirà se forse ho sbagliato oppure no. Io vi ringrazio per tutto quello, per l'ora che ci ha dedicato, e vi auguro una buonissima serata. Grazie ancora. Grazie ancora, un saluto a tutti.